Because there are people who are able to read more than one language, and some people make it their hobby, particularly between English and other languages. It's English being the most popular second language. There's lots of people who are speaking Italian and English, and so they'll go to the English. You mentioned Italian and Russian. You're speaking Russian? No, okay, not you. Yeah, does anyone speak? Well, I'm sure there are people, Italians, who are speaking Russian, of course, right? But it's a much smaller number. And so those pair of languages could be a little further apart. But it's just, there's no magic answer. It's just human beings have to notice the problem and think about how to solve it. Bene, mi sembra che sia stato sufficientemente... Thank you. Ecco. Come commento finale mi pare di poter così riassumere alcune delle cose che sono state dette con due cose che in particolare credo abbiano colpito. Che sicuramente in una democrazia nessuno può mettere un sigillo di garanzia su quella che è l'informazione che viene trasmessa al pubblico. E secondo, credo anche più importante, che sicuramente negli ideali del liberalismo la conoscenza deve essere libera e ad aperta a tutti. E con questo penso di poter chiamare il presidente dell'associazione per una comunicazione ulteriore. Siamo molto emozionati perché, come sempre, l'ultimo momento è il momento più difficile, c'è un po' di malinconia, un po' di felicità, ma la cosa per cui mi vedete e ci vedete un po' scioccati, perché Umberto mi ha appena detto che quest'anno sono state 87.000 le persone che hanno partecipato al festival. We got 87,000 people at the festival this year. Allora io... Sono molto felice che Jimmy Wales abbia chiuso stasera, c'è ancora Zanardi, quindi c'è ancora un evento, ma mi fa molto piacere che sia stato lui, perché il nostro è un po' un wiki festival, nel senso che usiamo il modello wiki perché grazie a voi molti volontari, 1200 ragazzi, 150-200 professori, che ci aiutano a organizzare il festival, abbiamo un po' lo stesso schema in piccolo di Wikipedia. Quindi Wikifestival è il successo di Bergamo Scienza. Io, come tutti gli anni, vorrei ringraziare tutti. In particolare ringrazierei quelli che mi dimentico di ringraziare, che così sono già ringraziati, ma c'è il gruppo strettissimo degli amici che veramente hanno una passione straordinaria. Cominciare da Mario, Gianvito che era qui prima, se vengono con me adesso sul palco, Raffi, Alessandro Bettonagli, Matteo e le sue ragazze meravigliose, Paola, Elisabetta, Cristiana, venite anche voi. Un ringraziamento sempre alle nostre interpreti, però a tutti voi, tutti quelli che hanno dato un contributo, un'idea per un evento quest'anno, per più eventi, per una conferenza, e soprattutto ai ragazzi di Bergamo Scienza che sono qui stasera, chiedo di venire sul palco per la nostra fotografia che serve poi per ricaricarsi, perché non dimenticatevi che l'anno prossimo, il 2 ottobre, il presidente del comitato scientifico Edoardo Boncinelli, grande amico, sempre presente con noi, mi ha detto che non dovete pestare i fiori, per favore, perché serviranno ad altre. E vedete tutti quelli che ci hanno aiutati nello schermo, li vedete tutti, adesso mi butto anch'io per la foto. Grazie a tutti ancora.